Un importante trasferimento sta per essere messo in atto proprio nei prossimi giorni da parte dell'ASL Toscana Sud-Est che interesserà eh, le palazzine sia di via Curtatone alle mie spalle sia eh, gli uffici di via 25 Aprile ma non solo. Tutto questo per consentire di liberare la sede di via Guadagnoli e eh, poterla ristrutturare con fondi PNRR. Abbiamo pensato di sacrificare la direzione aziendale e tutte le attività amministrative connesse, si sposterà la direzione aziendale in un altro, in un altro posto e l'immobile di via Curtatone ritornerà a servizio dei cittadini per la parte sanitaria. Tutte le attività di via che in questo momento vengono assicurate su via Guadagnoli e una parte delle attività che vengono assicurate a via 25 aprile saranno ospitate nella sede attuale della direzione aziendale. Al Custatone. Via Guadagnoli sarà dunque sottoposta a importanti lavori con fondi PNRR. Al termine dei lavori, noi avremo una, una delle due casse di comunità finanziate dal PNRR, una in Via Guadagnoli e l'altra in Baldaccio di Anghiari. In Via Curtatone prenderanno servizio anche tutte le attività sanitarie, quindi specialistiche, quindi la cardiologia, l'oculistica, gli ambulatori di neurologia e geriatria. Eh, un punto CUP, tutto il servizio sociale, quindi l'assistenza la, sociale sociosanitaria. Spostandoci da, da, come direzione dal da via 25 Aprile in via Cortatore, noi lasceremo libero il posto a tutta la salute mentale che quindi si eh, riaggregherà in un'unica sede questa volta e lo spazio ci dava la possibilità anche di eh, allocare anche il servizio di assistenza domiciliare che sarà trasferito dall'attuale sede di via eh, Guadagnoli in via 25 Aprile. Alla ex clinica San Giuseppe in piena ZTL finiranno gli ambulatori odontoiatrici e la guardia medica. Però saranno attività programmate, quindi eh, i cittadini potranno poi con uno speciale. Eh, permesso di transito arrivare fino a destinazione perché avremo appunto una, una programmazione delle attività.